fratello abbiamo un nuovo progetto, ora che abbiamo fatto pace. Quella chiave deve essere della strana porta di sotto, nascosta sul retro. Ricordi? La runa di Tyr, eccola. Siamo dentro, ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché il suolo è sul soffitto? Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Lassù. Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotun. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. C'è lì dietro. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Wow, questi chi sono? Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse... possiamo capovolgere il tempio. E vai! Ora che si fa? Oh, succede qualcosa! Va bene. Non credo che siano stili. Ragazzo, sulle statue. Ho visto. Dice vuoto. Sinistro. Vai, leggi. L'ultimo segue, il primo precede.
in mezz'ombra non possiede. Ota. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. Una logica ineccepibile. Sa che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni? Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Esercito di statue. Non credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati delle statue. Gli dei lo benedicano, ma quel figlio di buona donna faceva sul serio. Altre trappole mortali. Pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarlo? E farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? La catena, ci siamo. Fai quello che devi, fratello. Lasciali in pace. Direi che non si riferisce a noi. Ora possiamo decifrare le rune di Nidhi. E c'è anche una runa del viaggio. Vuoi partire? Lontanati da lì!
Ora c'è l'altra catena.
un altro tipo. Variare è importante.